Allora, intanto, più che altro, questa è una voce extradiegetica, il narratore extradiegetico, anche non certo onnisciente, ecco. Poiché siamo grati di questo, il professor Antonio Cocozza si spende tantissimo per la scuola anche come relatore, perché è una persona giustamente anche corretta, non si autopresenta e quindi da voce extradiegetica, da narratore extradiegetico, farò proprio una brevissima presentazione, cogliendo anche l'occasione per informarvi di un cambiamento, ovvero venerdì 15 settembre. L'assenza, di cui ci dispiace, del professor Gregor Adamczyk il pomeriggio del 15, la moglie, esatto, e verrà trasformata, sì, dalla professoressa Monica Adamczyk, verrà colta una grandissima occasione. Forse assisteremo, diciamo, alla prima proprio riflessione e ricordo su Alain Touraine, fatta da Viorca, cioè quindi abbiamo trasformato, diciamo, un'assenza in un'occasione veramente importante, forse unica per la scuola. Allora, come vi dicevo, per presentare il professor Cocozza, che è anche relatore, poi lui avvierà avanti anche la presentazione del collega Marci, ho veramente l'onore di, in pochissime parole di raccontare chi è il relatore. Per fortuna in questi casi Wikipedia aiuta alla sintesi, ma non soltanto. Professore ordinario di Roma Tre, ha avuto e ha importanti deleghe da parte del rettore, è stato, presiede tuttora corsi di laurea in scienze dell'educazione, due corsi diversi in scienze dell'educazione, e molto apprezzato a livello internazionale come sociologo esperto di sociologia del lavoro e delle organizzazioni, del mondo organizzativo, dei suoi paradigmi interpretativi, dei processi, delle strutture, dei comportamenti e dei valori. Allora, di volumi ovviamente ne ha fatti tantissimi, di articoli tantissimi, quello che mi premeva condividere con voi è Unexpected in Action, Ethics, Rationality and Skills, l'agire decisionale nell'era dell'imprevedibile e la razionalità nel pensiero sociologico, traulismo, individualismo. Tra l'altro, volume, visto che questa mattina abbiamo parlato di premi, è valso il premio Scanno Menzione Speciale per la Sociologia. Quindi abbiamo anche un premiato, anche qui, al quale adesso lascio la parola. Buon pomeriggio. Allora, stamattina già una serie di argomenti che tratterò sono stati evocati, indicati, affrontati nei vari interventi. Partirò con una premessa. Il position paper che presento oggi si propone di contribuire a costruire, insieme ad altri colleghi, un nuovo paradigma nell'ambito della sociologia. Sociologia intesa come scienza, disciplina scientifica empiricamente fondata, stamattina Ferrarotti ci ha ricordato questo elemento molto importante, con una vocazione interdisciplinare che sostiene il primato della persona come attore e come autore e la sua libertà nell'agire sociale, che deve essere un agire sociale responsabile. Prenderò buona parte dei riferimenti che utilizzerò in questa presentazione da questo libro, che è l'edizione inglese di Agire in Atteso, che vede al suo interno una bella prefazione del professor Abdel Malek, il quale ho voluto richiamare questo passaggio perché raccoglie un po' alcuni ragionamenti che abbiamo fatto anche questa mattina. Scrive nella prefazione del libro: leggendo questo libro capiamo che la razionalità dipende sia dalla razionalità economica sia dalla disposizione
degli uomini ad adottare determinati comportamenti etici. Il sottotitolo è appunto Etica, razionalità e competenze. In definitiva, il libro insegna tanto quanto informa, e questo a partire da una rara apertura intellettuale, da una problematizzazione originale, da bellissimi riferimenti bibliografici. Tutti i classici e i contemporanei sono richiamati, analizzati, si dialoga con questi autori, da Weber a Maffesoli, passando per Durkheim, Bauman, Morin, Luhmann. Il libro mette in discussione tutti i dogmi, compresi quelli scientifici, e consente una felice prospettiva epistemologica della razionalità, al centro sia delle sociologie dette dell'azione, ma anche delle sociologie della strutturazione, quindi la necessità di un superamento di questa suddivisione o in certi casi contrapposizione. Insomma, un'opera complessa che va letta e va approfondita. E da questi assunti che inizierò il mio intervento, andando a delineare, stamattina se ne è discusso, ci stiamo interrogando su quali sono gli oggetti dello studio della sociologia. E io qua riassumo in forma molto sintetica, poi lo svilupperò nel corso della presentazione, qual è l'oggetto della sociologia. L'affermazione della complessità e lo sviluppo dell'azione sociale, quindi andare a spiegare per comprendere nell'accezione weberiana come e con quali modalità si sviluppa la complessità e l'azione sociale, le norme che regolano la strutturazione, ma anche la convivenza economica, sociale e civile, il rispetto delle diverse culture, perché siamo in un mondo che è sicuramente multiculturale, e la valorizzazione dei differenti punti di vista. Non possiamo più pensare che ci può essere un solo ed unico punto di vista al quale tutti si debbono adeguare. Non è strutturalmente possibile, ma per una disciplina scientifica come la sociologia non è neanche pensabile né ipotizzabile una prospettiva di questo tipo. Quindi il percorso che utilizzerò nella presentazione affronta essenzialmente quattro grandi tematiche. La prima è la fine delle grandi narrazioni e lo sviluppo della postmodernità o delle modernità multiple. È finita l'era dell'illuminismo, della crescita senza fine e senza regole. Il secondo step è l'irresistibile ascesa dell'epoca della crisi permanente, con la coniazione di nuovi termini e nuovi concetti, come quello di permacrisis, che vedremo, crisi permanente. Il ruolo della sociologia per la comprensione della complessità sociale, l'apporto della sociologia per la persona, per l'affermazione di un nuovo paradigma orientato alla responsabilità personale, alla libertà responsabile, che si muove in funzione certamente di un orientamento allo scopo, ma che si muove però sulla base di una tensione verso il bene comune. E qui potrebbe essere richiamato la metafora dell'homo sociologicus, che io definisco homo civicus, quindi una coincidenza senza essersi messi d'accordo nell'analisi delle varie tipologie di azioni che possiamo individuare. Abbiamo detto che siamo ormai fuori dalle grandi narrazioni filosofiche e ideologiche, siamo in un contesto di metamorfosi che secondo Beck non è un cambiamento sociale, non è una trasformazione, né un'evoluzione, né una rivoluzione, ma un cambiamento della esistenza umana, cioè della visura del Weltanschauung, del modo di vedere la vita, il mondo, il nostro essere al mondo, la condizione di vita quotidiana, una permacrisis, un nuovo termine che rappresenta la nostra era ed è un'era dove siamo in presenza di un periodo esteso di stabilità e insicurezza, una crisi di lunga durata che non lascia tregua.
dopo aver vissuto gli sconvolgimenti prodotti da eventi inattesi, ci sentiamo in un continuo stato di incertezza e di preoccupazione. Quindi l'atteggiamento che abbiamo oggi è un atteggiamento che non poggia su nessun tipo di certezza, forse sull'unica certezza che il nostro divenire è un divenire incerto che è significato da una serie di emergenze che abbiamo di fronte e che dobbiamo fronteggiare, che dobbiamo essere capaci di governare o di comprendere come governare. La prima emergenza è quella energetica, dove abbiamo dei prezzi del gas e dell'energia alle stelle. Poi abbiamo quelle che il relatore di oggi, di stamattina, chiamava transizioni, qui le definiamo emergenze. L'emergenza ambientale, come il riscaldamento globale e il processo inesorabile. L'emergenza sanitaria, con una pandemia che sta ancora mietendo vittime. L'instabilità politica che ha permesso l'escalation bellica con il perdurare della guerra Russia-Ucraina nel cuore dell'Europa e non riusciamo a chiudere questa parentesi della storia che può essere letale per l'intero pianeta, per l'intera umanità. C'è poi una emergenza economica, con la finanziarizzazione dell'economia, con l'emergenza della crisi immobiliare che sta prendendo, è passata dagli Stati Uniti nel 2008 alla crisi che è iniziata poche settimane fa in Cina con la Evergrande, la crisi immobiliare che sta creando delle difficoltà. Ma nel frattempo abbiamo altri elementi che sul piano economico ci mettono in una situazione di crisi e di difficoltà. Il ritorno dell'inflazione è un contesto che ha fatto discutere molto gli economisti 30 anni fa, una presenza di un contesto stagflattivo, di stagflazione, cioè aumento dei prezzi e contemporaneamente immobile la crescita del sistema economico. Quindi stagnazione e inflazione contemporaneamente. Quindi abbiamo il ritorno dell'inflazione, l'aumento dei costi di produzione e la differenza dei modelli, la diffusione dei modelli organizzativi ispirati al capitalismo flessibile. Quindi organizzazioni alle quali la flessibilità lo troviamo nella dimensione umana, quando invece la flessibilità la possiamo ricercare nella dimensione tecnologica. C'è una polarizzazione della ricchezza e qui Piketty ci spiega bene che cosa significa, che i ricchi sono diventati molto più ricchi negli ultimi 10-20 anni e i poveri sono stati interessati da un processo di maggiore difficoltà e sono sempre più poveri. E abbiamo poi l'emergenza educativa che ci mette in evidenza la necessità di superare il consistente mismatch occupazionale. I nostri sistemi educativi non funzionano più, non sono in grado di dare delle risposte. Abbiamo essenzialmente una sfida strategica del sistema educativo che vede la crisi di quattro ambiti della funzione strategica del sistema educativo. Come ci ricorda Giddens, siamo in una situazione di difficoltà, in primis nel processo di socializzazione dei ragazzi. Sempre più questa socializzazione è scarsa e inefficace. Abbiamo delle persone, degli adolescenti che vivono situazioni di solitudine, benché connessi 24 ore su 24, e difficoltà nei processi decisionali. C'è una crisi nella formazione personale e professionale, e qui il pericolo del mismatch. C'è una difficoltà nella promozione delle pari opportunità. In molti casi abbiamo una difficoltà a far svolgere ruoli
importanti ai giovani e alle donne, il gap della sottoccupazione, della disoccupazione è ancora in un tasso molto basso in tutti i paesi dell'economia sviluppata e meno sviluppata, che vede i giovani e le donne sempre meno presenti sul mercato del lavoro. Tenete conto che i giovani e le donne sono i soggetti portatori di maggiore disponibilità al cambiamento e all'innovazione. Quindi un'economia che non ha una presenza considerevole di giovani e di donne è condannato a non innovare o ad innovare sulla base di una visione corta, non di una visione strategica. E infine una difficoltà nella creazione di una cittadinanza attiva, perché ricordiamoci che i sistemi educativi, prima che e oltre che formare dei buoni ingegneri, informatici, avvocati, meccanici, devono formare dei bravi cittadini, quindi devono creare le condizioni per avere un sistema sociale nel quale c'è una possibilità di scambio fra i vari ambiti di socializzazione, direbbe Ardigò, fra i mondi vitali. Il sistema scolastico e il sistema universitario non sono più in grado di garantire due obiettivi strategici. Il primo è l'efficace processo di mobilità sociale verticale, quello che si definiva il cosiddetto ascensore sociale. Oggi non è più scontato che una laurea o un processo di over learning permetta l'acquisizione di un ruolo importante nella società. Il secondo è il graduale progressivo miglioramento della qualità di vita e di lavoro. Anche questo non è affatto scontato. Quindi sicuramente bisogna recuperare in quest'ambito e in queste situazioni. Allora, se questo è il contesto, che è un contesto, come vedete, abbastanza insidioso, qual è la sfida che abbiamo di fronte? Abbiamo di fronte una sfida che è contemporaneamente sociale, economica e culturale. Come scienziati sociali, ma anche educatori, dobbiamo evitare a tutti i costi che quella del Covid sia una generazione perduta, destinata a mettere a rischio l'appuntamento con il lavoro. Quale lavoro? Perché si discute molto di lavoro in questi ultimi tempi. Un lavoro dignitoso, un lavoro che permetta di esprimere i talenti personali e di impiegare le competenze acquisite allo scopo di poter realizzare il proprio progetto di vita. Quindi un lavoro che sia capace di rispondere alle nostre aspettative, ma anche di dare un contributo, oltre che produttivo, di scambio relazionale, come è stato ricordato questa mattina, nell'esprimere il carattere di essere sociale che ha la persona. Per far fronte a queste nuove sfide è necessario interagire e cooperare a livello istituzionale, così come nella dimensione organizzativa e personale, in una nuova prospettiva paradigmatica che deve mettere insieme, far convivere il conflitto e la competizione. Una sorta di spirito comunitario che io definisco co-petition, l'insieme di competition e cooperation, che consiste, lo definisco in questo senso, un processo di collaborazione tra diversi attori concorrenti finalizzato al raggiungimento di risultati di mutua soddisfazione. Infatti lo vediamo anche dal punto di vista produttivo, che sempre più attori, aziende, sistemi si alleano fra di loro per far fronte a determinati impegni o sfide, e poi ciascuno aggiunge il proprio e personalizza il proprio prodotto e il proprio servizio. Ma una base comune serve a combattere, come è successo nel caso del Covid-19, mettere insieme gli sforzi per dare una risposta al vaccino più efficace. Quindi sicuramente bisogna andare oltre la logica competitiva e oltre la logica della semplice cooperazione. Una cooperazione competitiva e una competizione cooperativa. Una modalità assolutamente nuova che richiede una cultura nuova. Questa cultura nuova che dove la troviamo? La troviamo se facciamo un salto culturale che ci permette di andare oltre l'approccio economicistico.
come sostiene un economista importante, Fitoussi, dice: molte disfunzioni oggi derivano da una stessa debolezza della politica economica, il rifiuto di affrontare la complessità. Questo è richiamato in un testo di Edgar Morin. La scienza economica è sempre più incapace di considerare ciò che non è quantificabile, cioè le passioni e i bisogni umani. Da qua la necessità e lo sforzo di passare dal PIL, dal prodotto interno lordo, ad altri indicatori, come all'indicatore dello sviluppo umano, sempre più nel confrontare stadi di sviluppo e confronti fra paesi, si passa a indicatori qualitativi e non solo quantitativi. Quindi non più solo prodotto interno lordo, ma lo sviluppo umano che è basato sui risultati del piano sanitario, educativo, diritti civili. Così, ricorda ancora Fitoussi, l'economia è allo stesso tempo la scienza più avanzata matematicamente e la più arretrata umanamente. Hayek aveva ragione quando sosteneva che nessuno che sia solo un economista può essere un grande economista, e aggiungeva che, due punti, aperte virgolette, un economista che è solo un economista diventa nocivo e può costituire un vero pericolo. E questo l'abbiamo visto nell'applicazione delle teorie neoliberiste a partire dai paesi dell'America Latina negli anni 70 e 80. Il Cile è un esempio chiarissimo, ma anche l'Argentina e altri paesi che hanno vissuto il momento in auge dei Chicago Boys di Friedman. In questa realtà estremamente poliedrica assistiamo alla nascita di un nuovo paradigma che pone l'agire inatteso come carattere strutturale della postmodernità. Infatti, come ha profetizzato Keynes, l'inevitabile non accade mai, l'inatteso sempre. Quindi siamo in una condizione dove l'incertezza è un dato strutturale. Se si vuole evitare l'implosione delle nostre società, occorre andare oltre la logica utilitaristica dell'homo economicus. Non ci eravamo messi d'accordo con il professor Abdelmalek. Occorre andare oltre la logica utilitaristica dell'homo economicus verso la prospettiva dell'homo civicus. Chi è? È un attore, ma anche autore, che è in grado di instaurare una pluralità di interazioni finalizzate a far convergere e dialogare il conflitto, la competizione e la cooperazione nella stessa strategia, che finora sono pensate come strategie opposte. Come sostiene Cesario, le irrinunciabili spinte autorealizzative del sé non possono essere pensate al di fuori dell'impegno verso l'altro, la collettività in senso ampio. In realtà, già Marthia Sen ci spiega che il mercato funziona certo con un'azione individuale, ma questa azione individuale incontra un'azione da parte di un altro soggetto, quindi c'è uno scambio. Questo scambio dà vita al mercato. Un mercato che, secondo Adam Smith, ha una mano invisibile che interviene sulle storture della libera concorrenza. Ma poi noi sappiamo, l'abbiamo imparato nel corso della storia, che il mercato da solo non basta. Il mercato non ci garantisce la democrazia, ma ci garantisce le condizioni di base per lo sviluppo della democrazia. Anzi, qualcuno addirittura ha posto la domanda se c'è possibilità di riscontrare un sistema democratico in un contesto di mercato competitivo, fortemente competitivo. Dunque, l'azione dell'attore incontra uno scambio con un altro attore e dà vita ad una struttura. Questa struttura è la base della costruzione delle nostre società, quindi lontano dalla contrapposizione attore-struttura. La dialettica che si è sviluppata su un'ottimale allocazione dei fattori tradizionali, infatti lo sviluppo ormai è basato su nuovi riferimenti e nuovi paradigmi,
su che cosa più è basato lo sviluppo tradizionale? Non più sul capitale, le tecnologie, le materie prime, che sono i tre elementi fondamentali. Sono piuttosto su questi nuovi riferimenti. Primo, centralità della persona e personalizzazione dei beni e dei servizi. Secondo, investimenti mirati all'ecosostenibilità ambientale e sociale e alle smart technologies. Alla cultura, alle competenze, ai valori condivisi che sostengono lo sviluppo del capitale culturale, come ricorda Bourdieu, il rispetto delle regole e l'assunzione di comportamenti improntati alla massima legalità, perché l'illegalità falsa le regole del mercato, ne sappiamo qualcosa in Italia, ma anche nei paesi di nuova industrializzazione. Sempre più si sta sviluppando una presenza di illegalità in contesti di nuova industrializzazione. Negli stessi paesi BRICS si comincia a vedere, a verificare una presenza preoccupante degli spazi di illegalità. Infine, un'efficace interazione tra istituzione e attori economici e sociali che favorisce la diffusione e il rafforzamento del capitale sociale. Quindi lo sviluppo è basato su elementi che non sono più di carattere economico e strutturale, ma bensì di carattere culturale, e quindi il capitale, oltre al capitale economico, il capitale culturale e il capitale sociale. Quell'insieme di interazioni che le persone, gli attori, gli uomini, homo complessus è stato chiamato stamattina, homo civicus come lo chiamo io, creano le condizioni per costruire insieme. Del resto, già dall'antica Grecia noi sappiamo che l'essere umano è portato ad uno scambio, ad un confronto con un altro essere umano e non solo alla distruzione. A proposito di questo percorso e di questa nuova cultura, deve essere una cultura che non è più solo basata su un approccio essenzialmente tecnologico. Le democrazie e la cultura scientifica e tecnologica sono importanti, ma non sono sufficienti. C'è bisogno di una cultura umanistica. In questo alcuni autori, filosofi come Nussbaum, Martha Nussbaum, Rawls ed altri, ricordano la necessità della cultura umanistica per lo sviluppo delle nostre società. Allora, per comprendere il processo di metamorfosi in atto, è necessario che gli studiosi di sociologia progettino una nuova stagione di ricerche di carattere nazionale e internazionale. Allora, quali possono essere gli oggetti della ricerca sociologica? Prima di tutto, la profonda trasformazione dei processi di socializzazione e il ruolo delle istituzioni sociali, educative e culturali, che sono il contesto, diceva Ferrarotti questa mattina, nel quale possiamo andare ad analizzare il testo. Quindi prima di analizzare il testo dobbiamo analizzare il contesto. Sono fortemente collegate. Il contesto mi delinea com'è il testo e il testo mi fa capire in quale contesto è inserito. Il secondo percorso è la deriva demografica e l'evoluzione del fenomeno dell'immigrazione, che è un tema molto importante, che condiziona le nostre economie e il nostro sviluppo. Facciamo un solo esempio. Negli anni 50 l'Italia aveva una popolazione che era più numerosa di quello dell'Egitto, di 2-3 paesi del Medio Oriente. Oggi il solo Egitto ha 100 milioni di abitanti, cioè più quasi il doppio di quello italiano, e gli altri paesi del Medio Oriente hanno aumentato fortemente la popolazione. Quindi il processo di migrazione, che è un processo globale, al di là delle chiacchiere da bar che ascoltiamo su questo tema, quello che bisogna sapere è che il processo di migrazione è un processo globale, mondiale, in tre grandi aree, nell'area del Mediterraneo, il sud del mondo che si muove verso il nord, nell'area dei paesi del centro e America Latina verso il Nord America, e nell'area dell'Estremo Oriente
dalle Filippine e Vietnam verso l'Australia e la Nuova Zelanda. Quindi abbiamo, secondo l'ONU, circa il 3,8% di popolazione mondiale che si muove, che migra da un paese all'altro. Una grande trasformazione che deve ancora far vedere quali prospettive ci preserva per il futuro. Poi le sfide e le traiettorie di evoluzione del sistema educativo, sia dal punto di vista contenutistico, sia dal punto di vista tecnologico, sia dal punto di vista relazionale. In realtà, sia il sistema educativo, sia lo sviluppo dei processi culturali e comunicativi che abbiamo conosciuto fino adesso avranno sicuramente e hanno già subito una trasformazione considerevole. Non possiamo più pensare che siano una base che noi conosciamo in via definitiva. Noi conosciamo l'inizio, siamo anche noi degli immigrati nelle tecnologie, nelle società tecnologicamente avanzate. La trasformazione dell'economia, l'innovazione tecnologica e organizzativa, dall'intelligenza artificiale a tutte le trasformazioni, allo smart working, delle modalità organizzative di innesto di nuove tecnologie che creano nuove dinamiche nel mercato del lavoro, o meglio nei mercati del lavoro, una pluralità che dobbiamo conoscere e dobbiamo poter governare. Ancora, le problematiche connesse con il riassetto del quadro giuridico, le nuove forme di devianza, le risposte che si sta dando alla baby gang, alla devianza giovanile, sono risposte che almeno il governo italiano ha dato solo di repressione, sicuramente non risolverà la questione, creerà ulteriori difficoltà e soprattutto creerà, come in Francia, una maggiore rigidità di scontro fra le banlieue e il centro del paese, Parigi piuttosto che... Noi non siamo un paese accentrato come la Francia, ma siamo molto vicini a una situazione di quel tipo. Quindi quello che bisogna fare è muoversi con una logica di inclusione, non di esclusione. Inclusione perché dobbiamo prendere atto che esistono nuove forme di povertà e la crescita dei working poor. La prima volta nella storia che abbiamo la presenza di persone che lavorano e sono poveri. Lavorano ma non hanno uno stipendio adeguato a poter far vivere la propria famiglia una vita degna di questo nome. Nel frattempo la diversa allocazione delle risorse ha messo in crisi il welfare state, ha fatto sviluppare quello che si chiama oggi il welfare community o il welfare aziendale. Il welfare aziendale che però, se da una parte ha una risposta positiva a chi sta all'interno di quelle aziende, diventa letale, negativo per chi sta fuori da quelle aziende. Si propone un modello quindi non universalistico, ma un modello aziendalistico come quello che funziona in alcuni paesi come gli Stati Uniti o il Giappone. Se tu non sei all'interno di quell'azienda che ti garantisce il tuo intervento della sanità, tu puoi anche morire, ma nessuno ti paga l'assicurazione. Noi invece siamo abituati nel sistema europeo ad avere un sistema sanitario e un'assistenza sanitaria statale, regionale, locale. Ed è per questo che bisogna prestare attenzione all'evoluzione anche delle politiche di assistenza sanitaria, perché la qualità di sviluppo di un paese dove si misura? Si misura nel livello di capacità di risolvere le difficoltà sul piano sanitario, dell'assistenza sanitaria, sul piano dell'educazione, sul piano del trattamento di coloro che sono privati della loro libertà. Quindi è quello un parametro a cui dobbiamo guardare. Tutto questo ha bisogno non dell'amministrazione, non dell'organizzazione, ha bisogno della politica. Quindi per problemi piccoli
l'amministrazione può affrontare le tematiche. Per problemi grandi c'è bisogno della politica. Che cos'è la politica? Allora questo ce lo ricorda Max Weber, che dice espressamente, in un modo molto felice, la politica consiste nel lento e tenace superamento di dure difficoltà, da compiersi con passione e discernimento al tempo stesso. È perfettamente esatto e confermato da tutta l'esperienza storica che il possibile non verrebbe raggiunto se nel mondo non si ritentasse sempre l'impossibile. Se noi non ci muovessimo verso l'impossibile, non saremmo mai in grado di raggiungere livelli accettabili e possibili. Allora, per andare verso la conclusione, se vogliamo comprendere nell'accezione weberiana e scoprire qualcosa di innovativo e originale, soprattutto in questa fase storica, come sostiene efficacemente Wright Mills, abbiamo bisogno di qualcosa in più, di astratti modelli interpretativi o di stili, di sterili dati empirici. Del resto, lo stesso maestro Max Weber, a proposito del dato e della dimensione quantitativa, ricordava che il dato è un'infinità priva di senso, perché se il dato non è commisurato e non è verificato da un impatto empirico, non ci dice assolutamente nulla. Quindi un interscambio fra visione paradigmatica e capacità di confronto sconferma a livello empirico, noi non abbiamo nessun risultato. C'è bisogno quindi, come dice appunto Wright Mills, di ricorrere all'immaginazione sociologica. Anche perché, come diceva un mio maestro, se tu non sai cosa cerchi, non lo troverai mai. Quindi bisogna avere questa capacità, questa visione all'interno di uno schema strategico. In conclusione, occorre rielaborare un approccio teorico che consideri la persona con la sua storia, la sua cultura, i suoi valori, le sue credenze, i suoi obiettivi materiali e immateriali, attore ma contemporaneamente autore del proprio destino nella vita sociale. Una prospettiva che superi i vecchi e nuovi individualismi e rilanci un nuovo umanesimo, la persona quindi al centro, esalti la dimensione etica e valoriale, dunque l'azione intenzionale non solo in funzione dello scopo ma in funzione della dimensione etica e valoriale, poiché, come sosteneva profeticamente Sturzo, e qua siamo a casa sua, l'economia senza etica è diseconomia. Grazie a tutti. Bene. Apriamo la discussione. Nel frattempo, informazioni di servizio, verifichiamo la presenza del professor Marci. Sì, sì, ha una storia. Viviamo tempi molto forti di crisi legati a tutte le questioni politiche,
studi universitari e statali, evidentemente mettersi in rete per poter collaborare insieme diventa veramente difficoltoso. Dal punto di vista pratico, metodologico, è pensabile un tipo di lavoro in sinergia, che so, col mondo del volontariato, con noi che ci occupiamo di formazione professionale, soprattutto a livello di ricerca, perché senza ricerca, senza teorie, prassi cieche non esistono evidentemente, è difficile poi andare a coordinare progetti a breve, medio termine, perché il lungo termine lo lasciamo a quelli che fanno futurologia. Nel lungo periodo, come sa il buon Keynes, ricordava che nel lungo periodo saremo tutti morti, quindi non ci preoccupiamo di questa dimensione. La sua domanda è una domanda molto importante, perché il problema non è se interrogarci se bisogna costruire delle reti. Noi oggi siamo obbligati a costruire delle reti se vogliamo fornire un servizio, un aiuto concreto. Dunque, costruire reti è fondamentale. Ma voi stessi già siete una rete. Forse quello che serve, e non è chiaro ancora in Italia, è dare un sostegno culturale all'attività di formazione professionale. Non basta più quello che noi dobbiamo affrontare negli ultimi tempi e soprattutto in futuro, non è più la dimensione del cosiddetto know-how, sapere come fare le cose. Noi siamo in un'altra era, siamo prima di tutto nell'era del know-why. Noi dobbiamo spiegare alle persone perché debbono fare le cose, non più come le debbono fare. E soprattutto, oltre al know-why, siamo nell'era in cui dobbiamo motivare le persone a fare. E quando sono motivate le persone? Quando riconoscono qualcosa di proprio nel progetto istituzionale. Se vogliamo citare un grande maestro come Durkheim, se l'attività che svolge l'istituzione nella quale io lavoro è un'attività estranea ed esterna al mio modo di vedere il mondo, io non sarò mai coinvolto, anche se ho le competenze. Quindi il problema non è solo fornire le competenze, ma creare le condizioni affinché le persone siano motivate a dare e a prendere. Quindi vale sia per chi insegna sia per chi apprende. Ed è un tema importante. Cosa potremmo fare noi per l'immigrazione, oltre ad accoglierli in Italia? Quello che dovremmo fare, e la sua organizzazione potrebbe farlo, forse lo fa già, è quello di creare centri di formazione nei loro paesi, nei quali dare inizio a una nuova modalità di sviluppo, altrimenti il rischio è che non fermiamo i processi migratori neanche se mettiamo i cacciatorpedinieri a fermare il Mediterraneo. Non è quella la strada, anche perché milioni di persone si muovono e continueranno a muoversi perché vengono da paesi nei quali c'è povertà, c'è guerra, c'è discriminazione, e quindi si muovono contro qualsiasi opposizione. I sovranisti penso che non hanno capito che non è la scelta di un singolo, è la scelta di popoli che muove in tre grandi direzioni, dal sud del mondo verso il nord del mondo. Allora noi dobbiamo aiutare questi paesi ad evolversi, e per evolversi hanno bisogno di uno sviluppo economico. Per avere uno sviluppo economico hanno bisogno di competenze, competenze e dimensione nella quale bisogna riconoscersi e quindi essere motivati. Io faccio questo sacrificio per che cosa? È quello che in realtà è successo negli anni 50-60 in Italia, che oggi, come vedete, è in crisi ed è in difficoltà. Prego, altre domande, osservazioni? Io apprezzo molto dei sociologi dell'organizzazione la capacità di mixaggio
tra variabili che sono in contrapposizione. Tu oggi ne hai dato una prova mirabile mettendo insieme competizione e cooperazione. Ma guarda caso, competizione è un carattere peculiare del mondo capitalista, cooperazione è invece carattere peculiare di quel mondo che soffre degli effetti del capitalismo diffuso. Allora, così come sovente attraverso le tecniche manageriali si trovano soluzioni, penso al metodo Toyota, penso a tante altre esperienze che ci sono state, a partire dalla Renault ai tempi degli studi di Turenne, ma poi anche di altri. Probabilmente qualche esperimento ci deve essere stato anche in questo campo, cioè nel riuscire a mettere insieme la competizione e la cooperazione. D'altro canto, questa non è una novità, tanto è vero che anche lo stesso Mario Draghi, non più tardi di qualche ora fa, è intervenuto in merito, invitando il mondo capitalista a soprassedere rispetto a certi tentativi che vanno oltre ogni misura, tant'è vero che il governo quasi impunemente ha potuto prelevare dalle casse delle banche italiane somme esorbitanti, devo dire, ma perché? Perché esorbitanti sono stati i profitti di questi anni. Pensate alla riduzione del personale, pensate alla riduzione dei tassi, cioè addirittura tu dai i soldi e devi mettere qualcosa di più per tenere i soldi in banca che loro utilizzano meglio. Ecco, queste sono poi le contraddizioni che il sociologo deve mettere in evidenza. E dunque io chiedo, ci sono delle esperienze che rendono compossibili la competizione? Attenzione, è una radice anche simile a quella di competenze. Compete, ma compete in che senso? Questo è il punto. Allora, riusciamo a immaginare, o vi sono già nel campo della letteratura, della sociologia, del lavoro, dell'organizzazione, delle soluzioni che consentono di marciare sui due binari insieme, senza che ci sia lo scontro? Sì, in realtà lo sforzo che diversi studiosi hanno fatto in questi ultimi anni attraverso lo studio di due fenomeni. Potremmo dire che i sociologi del lavoro e delle organizzazioni si dividono in due grandi categorie: quelli che hanno studiato il conflitto e quelli che hanno studiato la partecipazione. Io mi colloco nella seconda parte, quelli che hanno studiato la partecipazione. Con una peculiarità. La peculiarità è data dal fatto che, non studiando la partecipazione, non nego il conflitto, perché il conflitto nel rapporto di lavoro subordinato è ineliminabile. Ineliminabile per un motivo molto semplice, perché in un rapporto di lavoro subordinato c'è sempre chi ha un potere educativo e decisionale, informativo e decisionale, maggiore di un altro. Quindi c'è una distribuzione asimmetrica del potere. Nei modelli organizzativi più avanzati a livello globale, noi vediamo che la soluzione che è stata trovata è proprio la soluzione della competition, la fusione di competizione e cooperazione. Lo troviamo nella Total Quality Management della Toyota, lo troviamo nella umanizzazione del lavoro negli anni 60 in Germania, lo troviamo nella isola di montaggio della Volvo in Svezia, lo troviamo nel modello Olivetti, è uscito recentemente un libro su queste tematiche dove abbiamo lavorato io e qualche altra collega, è presente in alcune aziende che abbiamo visitato e che sono importanti come esperienza ed esperimento, che si chiamano Loccioni, che si chiamano Illy Caffè, che si chiamano Ferrari, cioè imprese nelle quali esiste un modello relazionale di competition,
dove pur partendo da ruoli diversi e differenziati c'è una scelta culturale di fondo di perseguire lo stesso obiettivo strategico. Come si racconta, un riconoscimento istituzionale all'interno degli obiettivi dell'istituzione per la quale lavori. Si racconta l'aneddoto del presidente JFK Kennedy all'inizio degli anni 60 che va a visitare la nascente NASA e appena era arrivato, prima dell'ingresso nella struttura, si ferma a parlare con un usciere e gli chiede «What is your job?» E lui non risponde come un usciere italiano, guardo chi entra e chi esce. Rispose, tentiamo di mandare l'uomo sulla Luna, cioè il massimo del riconoscimento istituzionale di tutti i ruoli professionali, dall'amministratore delegato fino all'ultimo usciere di questa organizzazione. Ecco, l'obiettivo che ci si propone nel migliorare le condizioni è proprio questo, quello di far riconoscere le persone negli obiettivi istituzionali. Quindi in realtà, se volessimo sintetizzare, il ruolo del sociologo è quello di studiare le modalità attraverso le quali è possibile creare questa condizione. E il ruolo del management partecipativo è quello di creare queste condizioni, affinché effettivamente ci sia la possibilità di uno scambio. Quindi non siamo più nell'era del know-how, siamo nell'era del know-why, è nell'era della motivazione ad agire, perché io posso avere tutte le competenze di questo mondo, essere inviato dalla mia azienda a fare un percorso formativo per acquisizione di determinate competenze e poi tornare a casa e continuare a fare un altro lavoro, non trasferire nessuna competenza. Perché? Perché è mancata la motivazione e la motivazione non è solo di carattere economico, anzi, la motivazione vera è quella che riguarda l'attività, il contenuto del lavoro. Quindi noi siamo più motivati nel momento in cui vengono ad essere aumentati due parametri, che sono l'autonomia e la responsabilità, che sono molto più efficaci e molto più importanti di un aumento retributivo. Bene. Professore Abdelmalek. Donc, bonjour. Rebonjour, pardon. Comment, avec le sociologue allemand Max Weber, on a commencé à faire le lien entre, d'une part, l'émergence du capitalisme, et donc on va dire que c'est l'économie, et d'autre part, l'émergence d'un nouveau culte, d'une nouvelle religion. Donc là, à travers la réforme, donc là on a le lien qui est fait dans l'émergence du capitalisme et le protestantisme entre d'une part l'économie et d'autre part le culturel, avec ce problème épistémologique important qu'on confond en lisant Max Weber culture et culte. Le cultuel n'est qu'une dimension du culturel. Alors, moi, je crois qu'aujourd'hui, et après vous avoir, ce que j'ai cru comprendre de votre propos, aujourd'hui, je crois qu'il est grand temps de se rappeler, de se souvenir, qu'il ne faut plus jamais dissocier l'économie de la culture. Et on voit bien, moi je fais un petit peu de sociologie politique en France, les liens permanents entre les puissances de l'argent et les politiques. Donc, relation entre politique, économie et culture. Comment pouvoir parler de politique sans argent, sans économie ? Comment pouvoir parler de politique sans culture? Et en même temps, comment pourrait-on envisager de manière sérieuse la compréhension des comportements culturels dans la société en oubliant
les enjeux politiques et économiques. En gros, triptyque, politique, économie, culture. Francesca, ci può fare un attimo la sintesi della domanda? Sostanzialmente quello che propone, non so, per coloro che non sanno per niente il francese, quello che ha proposto è che oggi è impossibile pensare la cultura se non si l'economia se non si prende in considerazione la cultura, e che in realtà è necessario anche tenere in considerazione la dimensione politica. Quindi diventa un triangolo che consente di guardare globalmente, nella sua complessità, se non ho capito male, ai fenomeni. Se perdiamo questi tre aspetti o se li guardiamo da una sola prospettiva, questo rischia di semplificare e non consentirci di comprendere. Sì, condivido, je suis d'accord. Il punto è che nel corso della storia queste tre dimensioni, quella politica, quella economica e quella culturale, non sempre sono andati di pari passo. Abbiamo avuto un periodo in cui la politica aveva un ruolo fondamentale, l'economia seguiva, la cultura all'ultimo spazio. Adesso siamo nell'era dove l'economia è al primo posto, che ha subito una trasformazione per certi versi ancora più preoccupante, perché al primo posto non c'è solo l'economia, ma c'è la finanza, che provoca maggiori difficoltà in questo momento. La finanza, quando interviene nel sistema economico, punta ad un processo che è opposto a quello di cui ho parlato, a un processo di spersonalizzazione. Il fondo americano che acquista un'azienda in Italia o in Francia non guarda in faccia a nessuno, guarda solo al titolo, se viene aumentato o meno alla borsa di New York. Infatti c'è il paradosso, alcune aziende, in particolare negli Stati Uniti, ma anche in Europa sta succedendo questo, che più si licenzia persone e più aumenta la quotazione del titolo e dell'azione. Non si sono resi conto che non è possibile un'attività economica senza persone, e non è possibile un'attività economica non per le persone. Cioè la dimensione personalistica, come già alcuni autori hanno richiamato, come Monnier ed altri, è una dimensione importantissima. Del resto, l'economia della flessibilità, che è quella nella quale viviamo, il capitalismo flessibile, è un'economia che tende non più a dare una risposta all'individuo, ma alla persona. La differenza fra persona e individuo è che la persona è un soggetto che ha una sua storia, un suo radicamento, un suo sistema di valori e di obiettivi. L'individuo è un soggetto indistinto. Quindi è l'economia Taylor-Fordista, mentre l'economia nella quale noi viviamo oggi è un'economia della personalizzazione. Quindi bisogna prestare attenzione. Quello che vedo è che c'è una finanziarizzazione spinta, un'economia che è davanti alla politica e una cultura che segue. In realtà la cultura dovrebbe anticipare, non seguire, dovrebbe avere una capacità di prevedere, cioè non con la palla di vetro, ma quella di capire che cosa potrebbe accadere, sulla base di cosa? Sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica. Questo dovrebbe fare la scienza, le scienze sociali, delineare scenari all'interno dei quali collocare possibili sviluppi. Come disse giustamente il noto maestro Max Weber, la sociologia non può indicare che cosa debbono fare i politici, ma che cosa si potrebbe fare. Poi i politici decidono cosa fare. Quindi è questo il compito nostro, quello di delineare gli scenari
e individuare quali sono i possibili sviluppi. È il decisore politico, l'opinion leader, che decide poi cosa fare e cosa non fare. L'importante però è che ci sia, se una società vuole essere sana, una responsabilità personale e istituzionale, perché quello che stiamo vivendo negli ultimi tempi, e ne parlo nel mio ultimo libro dell'agire inatteso, che sempre più spesso siamo in una situazione dove le persone che hanno un ruolo istituzionale assumono delle decisioni non riconoscendo la paternità, cambiando la decisione che hanno assunto, cambiando le condizioni nelle quali hanno deciso, negando anche determinate decisioni. È chiaro che in questo modo tutte le volte siamo da capo, non si arriverà mai a nulla. Quindi c'è bisogno, e ancora una volta il riferimento è a Max Weber, di una responsabilità personale. Senza di quella non andiamo da nessuna parte. E la responsabilità personale è una cultura che noi dobbiamo fornire alle altre discipline, perché l'ingegnere è bravo, ma non è un ingegnere efficace nella misura in cui non risponde dei propri errori. Approfitto, questa volta non tenevo il microfono, quindi posso fare la domanda, quella franca. Allora, premetto che io proprio vengo, diciamo, dalla comunicazione, quindi scienze della comunicazione, dottorato in sociologia della comunicazione e media identità, e per anni ho insegnato teorie tecniche delle relazioni pubbliche, che è un aspetto sia esterno che interno delle organizzazioni. E devo dire, farei quasi un mea culpa della materia della comunicazione, adesso proprio arrivo anche al dunque, sulla responsabilizzazione. Io, sia dagli studi, sia da ricerche, cioè letteratura pregressa, ricerche, vedo che purtroppo la comunicazione, anziché mettere in contatto, dare una trasparenza per aprire un dialogo, e sempre di più proprio per quello, per fare tabula rasa di una verità, costruirne un'altra e deresponsabilizzarsi, cioè tutte quelle cose che Bandura mette benissimo in evidenza nel disimpegno morale, come fare del male, vivere bene, dove proprio analizza anche queste azioni di comunicazione, tra virgolette, linguaggio come una tecnologia, per togliere la responsabilità dell'organizzazione. Io sono convinto, come attore, come studioso, come cittadino, che la scelta che noi possiamo fare non può che essere una scelta verso il riconoscimento della responsabilità personale, istituzionale, di gruppo. Perché altrimenti il rischio è che non siamo in grado di fare nessun passo avanti. Quella modalità molto italiana di sottrarsi dagli impegni si sta estendendo ad altri sistemi. Ci sono comportamenti che non possono essere ammissibili. L'abbiamo visto sul piano politico, sul piano economico. È possibile che un signore o una signora che ha una responsabilità istituzionale in un determinato settore commetta degli atti che sono in contraddizione con il ruolo istituzionale che svolge? Nei paesi anglosassoni questo non sarebbe mai successo. In Italia invece succede, cioè di persone che, non ammettendo una responsabilità propria, rivestono dei ruoli che sono antitetici ai loro comportamenti. Allora, lo sforzo che dobbiamo tentare di fare è proprio questo, quello di portare ciascuno di noi, a partire da noi stessi, come dice Tolstoi, tutti parlano di cambiamento e di rivoluzione, ma riguarda sempre gli altri, mai noi stessi. Partendo da noi stessi, noi abbiamo bisogno di educare fin da piccoli, fin dalle scuole primarie, i nostri figli, ad assumersi le responsabilità, altrimenti il rischio è che siamo in una società di irresponsabili. Una società di irresponsabili non ha futuro, non può avere futuro. Quindi
la comunicazione in questo contesto che ruolo ha? Ha un ruolo fondamentale, perché la comunicazione deve portare a condurre un processo di chiarimento, chiarificazione, spiegazione, cosa che invece non fa, spesso fa il contrario, cioè crea confusione invece che chiarezza. I comunicatori di professione si sono posti questo problema. Questa potrebbe essere una bella ricerca per i sociologi della comunicazione. Che rapporto esiste fra i processi comunicativi e la responsabilità degli attori e delle fonti? Un bel tema sul quale ce ne potremmo incontrare dei risultati sorprendenti, dove si può vedere che in molti casi la responsabilità non esiste proprio, anzi si gioca ad addossare la responsabilità ad altri o ad altri livelli, i quali non hanno o non avevano il potere di decidere. Quindi si passa a trasferire la responsabilità da un soggetto a un altro. Altre osservazioni mentre aspettiamo il nostro relatore? La questione individuale sì, ma anche la questione sistemica, cioè il sistema che forse l'ultima testimonianza in Italia del rapporto politica, economia, cultura è quella di Federico Caffè, ma mi viene anche in mente la lezione di Ezio Tarantelli, per chi si ricorda, insomma, che è stata una storia grande in Italia, cioè lì era proprio un attacco al sistema di distribuire le ricchezze in maniera diversa, la welfare state, fare in modo che ci fosse proprio questa scala. Ezio Tarantelli oggi non ne parla più nessuno, cioè, è finita così. Sì, diciamo che quello è stato un momento molto importante in cui un gruppo di studiosi attorno al professor Federico Caffè, Tarantelli, Schiattarella e Vicarelli, fra l'altro tutti e tre hanno fatto una brutta fine, chissà perché, compreso il maestro che non sappiamo che fine abbia fatto, che si sono posti il problema e hanno, avere, Ezio Tarantelli in particolare, aveva individuato uno schema, quello della programmazione economica dell'inflazione, all'epoca il tema era l'inflazione a due cifre, quella di prevedere il tasso di inflazione programmato. Quello è un tentativo esattamente di governo della politica sull'economia. Un tentativo che però non ha avuto i risultati attesi, ha avuto un impatto immediato perché stiamo parlando della fine degli anni 80, inizio anni 90, dove alcuni risultati li abbiamo visti. Dopodiché succede, come spesso accade in Italia, quando noi assumiamo un comportamento virtuoso come sistema, appena abbiamo raggiunto il primo risultato, continuiamo a comportarci come prima e quindi con tutte le modalità negative che ci portiamo dietro. C'è bisogno di un ripensamento anche del ruolo della cultura e degli intellettuali rispetto alla funzione strategica che assolve oggi la cultura rispetto alla politica e rispetto all'economia. Una cosa però è importante che possiamo e dobbiamo dire, che la cultura oggi è diventato un fattore strutturale di sviluppo. Non è vero, come ha detto un ministro dell'economia di qualche tempo fa, che con la cultura non si mangia. No, no, con la cultura si mangia. Anzi, la cultura è la base dello sviluppo dei nuovi sistemi economici a livello globale. Qualcun altro? Professore Cipriani ancora? Chiede la parola. No, non è una domanda. È semplicemente un ricordo. In questa stessa aula io ho avuto modo di ascoltare Federico Caffè, che insegnava. Ed è stata un'esperienza straordinaria, tanto straordinaria che io anni dopo ho detto la dobbiamo rifare, la state rifacendo voi, incontrando
i migliori studiosi del momento. Grazie. Intervallo.